Parliamo di peste suina, insomma la situazione è sempre più difficile, ci sono dei fondi che però come dire, la burocrazia rallenta l'iter per l'attivazione di questi fondi a livello governativo. Che cosa chiedete? Ma noi chiediamo intanto dopo 6 mesi che purtroppo è scoppiata questa epidemia sempre di fare presto. Ora, la notizia positiva che abbiamo avuto negli ultimi tempi è che si sono sbloccati un po' di fondi, penso che per la regione Liguria siano 3 milioni e 8. Noi speriamo però che siano destinati principalmente all'aiuto delle nostre aziende che hanno, soprattutto quelle della zona rossa, hanno avuto il blocco dell'attività quasi totale, per cui andare a pagare gli animali, tutti gli animali che sono stati abbattuti, e successivamente andare a vedere i danni, e si vede benissimo tra il fatturato di un anno e quello dell'altro, della minore attività che queste aziende hanno avuto, e quindi avere dei ristori importanti. Non vorremmo che questi soldi vengano invece destinati a quello che sono le recinzioni e le altre attività, che devono essere stanziati altri denari per quelle. Però la preoccupazione è sempre il fatto che i tempi si allungano, le recinzioni saranno pronte chissà forse dopo l'estate, e fino ad allora noi continueremo a non avere degli abbattimenti e del contenimento del numero, e non avendo quello è un grande problema per tutte le nostre coltivazioni. Ecco, i tempi si allungano, però bisogna insomma rispondere in tempi brevi. Che cosa ha pensato CIA Liguria per insomma rispondere alle esigenze dei coltivatori liguri? Sì, CIA Liguria ha predisposto un modulo che i nostri uffici hanno studiato per il risarcimento, per chiedere il risarcimento dei danni. Questo modulo è una cosa nostra, ma che comunque potrebbe essere, se viene ritenuto idoneo da parte delle istituzioni, noi lo mettiamo a disposizione per accelerare. Il nostro scopo è quello di accelerare i tempi e far sì che le nostre aziende abbiano la possibilità di avere un ristoro per il danno che hanno subito in questa vicenda veramente grottesca e veramente brutta. Noi dobbiamo anche considerare questo aspetto. All'interno della zona rossa per il momento non sono stati fatti abbattimenti, se non la promessa e l'inizio di questa recinzione. Ma i cinghiali ci sono sia all'interno che all'esterno della zona rossa. Malati o non malati, sono veramente una calamità e un problema enorme. All'interno non si può fare niente, non si possono abbattere, non si può fare niente per il momento. All'esterno si potrebbero fare degli abbattimenti attraverso una selezione con le regole che ci sono, ma neanche quello viene fatto. Siamo vicini, siamo in fase di quasi, non dico ancora, di vendemmia, ma comunque ci si sta preparando per una futura vendemmia, e i cinghiali sono molto ghiotti di uva, quindi bisognerebbe che qualcosa venisse fatto all'interno delle zone rosse. Se ci fosse la possibilità di inserire delle gabbie per la cattura, si potrebbe fare, e non viene fatto. All'esterno si potrebbero davvero fare delle battute di selezione per eliminare o contenere questo problema davvero, davvero grave.